Benvenuti all'Economist della settimana con Mario Lemi e Alessandro Simonetti, ma non dovevi dire il mio nome perché sono anonimo oggi. Hai ragione, lo vedo anche dal cappuccio che stai indossando, che ti fa ombra in faccia. Infatti oggi parliamo di intelligence, parliamo di un articolo dal titolo Spy Agencies Have Big Hopes for AI. Anche le agenzie di intelligence, come forse era ovvio, stanno utilizzando sempre di più l'intelligenza artificiale, però è più facile a dirsi che a farsi. Perché, Mario? Allora, innanzitutto facciamo ripartire, okay. Così si capisce che sono io, sono sempre Mario. Sì, in realtà sarà difficilissimo per i servizi segreti utilizzare algoritmi di intelligenza artificiale e ancora di più, come fa notare l'Economist, di machine learning. Allora, innanzitutto una cosa, l'intelligenza artificiale è un cappello sotto cui si trova anche il machine learning. Intelligenza artificiale vuol dire computer che fa qualcosa che vorremmo fargli fare e che non vogliamo fare noi, ok? Machine learning vuol dire fare qualcosa imparando, cioè vedendo tante volte la stessa cosa e capendo il computer che cos'è. Per esempio, gli faccio vedere tante fotografie di un gatto, poi tante fotografie di un cane, e gli dico questo è un gatto, poi gli dico questo è un cane. Machine learning. Quindi gli algoritmi poi riescono a estrarre l'informazione dalla fotografia. Qual è il problema? Che il computer è estremamente stupido, ma molto stupido. Quando si parla del test di Turing, della possibilità di un computer di farsi credere un uomo, come diceva un esperto di intelligenza artificiale, questo al massimo dimostra la stupidità degli uomini, ma non l'intelligenza dei computer. Quindi il computer, essendo estremamente stupido, ha bisogno di tantissimi dati. Qualche anno fa la società che avevamo già citato, DeepMind, adesso di proprietà di Google, era diventata famosa per aver creato una rete neurale artificiale che aveva vinto il campione del mondo di Go, una specie di dama cinese. La cosa fondamentale, come avevamo spiegato in quel numero sul ripiegamento delle proteine, è che però le reti neurali artificiali avevano dovuto giocare a tipo 40, si erano studiate 40 milioni di partite di Go, 40 milioni, e poi erano state create due reti neurali molto simili che avevano giocato una contro l'altra miliardi di partite, ok? E poi sì, dopo qualche miliardo di partite finalmente avevano capito come giocare a Go. Però la realtà, come avevo detto, è che un bambino di 5 anni gli dici le regole e impara subito a giocare a Go. Poi non sarà il campione del mondo, però sa giocare. Questo dà l'idea di come siano indietro rispetto a un cervello biologico i cervelli elettronici. La capacità del cervello elettronico, però, è quella di analizzare un numero incredibilmente alto di dati. Cioè Google comunque analizza miliardi e miliardi di pagine e quando facciamo la ricerca, tac, in qualche decimo di secondo ci dà un risultato. Okay? Ma è un algoritmo abbastanza semplice in realtà, anche quello di Google. Cioè la cosa particolare di Google non è la sofisticatezza statistica dell'algoritmo, ma la capacità che riesce a darci un risultato così veloce cercando così tante pagine. I servizi segreti hanno il problema esattamente opposto. Ok? Uno, non possono sbagliare, innanzitutto, perché se Google mi dà una pagina sbagliata, pazienza. Se l'algoritmo usato dai servizi segreti mi dice che tu sei un terrorista, oppure uno col cappuccio è un terrorista, la cosa è un po' più grave. Sì. Due, non hanno poi così tanti dati, perché i servizi segreti non è che possono entrare nelle nostre vite e sapere dove andiamo, dove ci spostiamo, e quindi avere i dati di tutti i cittadini, no, per poter capire poi chi è un terrorista, chi è cattivo, chi è buono. Anche perché una cosa è studiare gli acquisti di una persona. Alla fine siamo in tanti a comprare un telefonino, no, quindi l'analisi statistica è relativamente semplice. Ma fa notare l'Economist, un terrorista per fortuna è abbastanza raro, quindi anche là la significanza statistica è molto piccola. Cioè se in Europa c'è un centinaio, come fai a far capire un computer, no? A fargli imparare quali sono le caratteristiche
di un terrorista. Però, ad esempio, i dati fiscali sono perfettamente autorizzati ad essere analizzati. Esattamente, e in questo caso direi che l'Italia è uno dei paesi più all'avanguardia. Proprio per due motivi. Allora, uno è, come abbiamo detto, che i dati, diciamo, non strutturati sono comunque di difficile analisi dagli algoritmi. Due, questi dati, insomma, sono spesso dati privati. Tre, ci sono dei dati invece pubblici, diciamo, che lo Stato è assolutamente autorizzato a raccogliere, che possono essere analizzati con tecniche sofisticate, sicuramente dal punto di vista computazionale, ma più certe. Okay? Cioè, sì, diciamo che gli algoritmi si dividono in basati su regole oppure machine learning, che imparano. Se io voglio capire chi evade le tasse, ma anche in realtà chi fa dei falsi in bilancio, ok? Sì. Cioè, chi emette fatture false, tante belle cose. Se riesco ad analizzare tutte le transazioni all'interno del paese, cosa che l'Italia sta facendo con la fatturazione elettronica e che farà in maniera ancora più capillare con lo scontrino elettronico, riesco ad avere una visione dell'economia del paese, di quello che sta succedendo nel paese. In Italia l'Agenzia delle Entrate, che ricordiamo, è un po' strano dire che è un fiore all'occhiello, però è un'agenzia che funziona egregiamente in Italia. Se adesso noi compriamo una casa e immediatamente il catasto registra tutto il giorno dopo, cioè, immediatamente, è una cosa immediata. Vengono pagate le varie imposte e tutto quanto viene eseguito, no? Con un modello unico. Da chi è stato messo in piedi questo modello unico? Dall'Agenzia delle Entrate, che finalmente ha incominciato a raccogliere sotto di sé varie sottoagenzie e farle comunicare tra di loro. E così funziona. L'Agenzia delle Entrate italiana è passata dal raccogliere qualcosa come 10 miliardi di euro nel 2010 a 20 miliardi di euro oggi. Non è che l'imponibile, che le tasse italiane sono aumentate del doppio, e sta diventando sempre più efficiente. Questi dati appartengono al Ministero dell'Economia? Questi dati, per quanto ne so, appartengono all'Agenzia delle Entrate. Ora, certo, l'ideale sarebbe che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, acquisissero questi dati e poi li dessero da analizzare all'Agenzia delle Entrate. Invece è un'agenzia che comunque gode di una certa autonomia a raccogliere i dati e quindi poi a preoccuparsi della raccolta delle imposte. E perché dico che sarebbe importante che il Ministero dell'Economia e delle Finanze raccogliesse questi dati? Perché quello che molti economisti iniziano a vedere adesso è un po' il sogno sovietico, no? Dell'economia pianificata. Cioè, se il Ministero dell'Economia ha tanti dati, quello di cui abbiamo parlato qualche settimana fa dell'economia monetaria, e Sì. comincia ad avere un. Incomincia a essere molto più efficace. La politica monetaria, per esempio, della banca che può attuare la banca centrale, quando i dati non sono raccolti dall'Istat con sondaggi, ma vengono raccolti dalla rete digitale immediatamente. È diverso, no? Cioè, se i dati vengono raccolti al minuto, la banca centrale può addirittura implementare degli algoritmi, per esempio, che modificano, che so, i tassi di interesse o altre cose. Cioè, si può incominciare a pensare a un'economia che diventa sempre più efficiente perché il tutto viene calcolato minuto per minuto. Quindi, se gli economisti, gli econometristi riescono a costruire, diciamo, un cervello in grado di capire quello che sta succedendo, questo cervello poi può prendere delle contromisure molto più velocemente. Quindi allocazione delle risorse, allocazione della liquidità, chi ha veramente bisogno, chi sta rubando, chi sta assumendo in nero, chi sta pagando effettivamente i contributi, tantissime cose.
E poi è un po' il sogno che viene in realtà messo giù da Piero Sraffa in produzione merci a mezzo merci. Piero Sraffa, questo economista che diciamo, costruisce una matrice, che alla fine è un po' una formula matematica, diciamo, in cui cerca di capire quando entrano certe merci cosa viene prodotto, no? Quindi di che merci ho bisogno per far andare avanti l'economia nazionale. Ovviamente Piero Sraffa in questo libricino si immagina un'economia molto semplice fatta di maiali, acciaio e forza lavoro. L'economia è molto più complessa, cioè il sogno di Sraffa non era attuabile per il semplice fatto che l'economia già negli anni 30 era estremamente complessa. Adesso non è pensabile che una persona si metta a fare le formulette. No, per capire, anche se devo dire, ah, ho bisogno di più acciaio, ho bisogno di più energia, ho bisogno più di questo. Ma un cervello elettronico che potesse acquisire tutti i dati delle transazioni economiche italiane potrebbe ben capire di cosa c'è più bisogno in questo momento in Italia. Adesso forse non sarà così, però chi lo sa che questo paese che appunto, poi ricordiamo sempre, è stato il paese che ha introdotto in Europa la matematica, la finanza e tante altre cose, ma la finanza è stata inventata qui in Italia. Forse questo paese, chi lo sa, adesso la butto lì, sta reinventando un modo di fare economia acquisendo una quantità di dati di ottima qualità, di miglior qualità rispetto ad altri paesi. E forse anche sta acquisendo la capacità di analizzare questi dati, mentre molti altri paesi stanno restando indietro. Beh, Mario, è sempre un piacere ascoltarti e anche questa volta mi hai insegnato almeno 2 su 5 cose che non sapevo. Mi ha fatto estremamente piacere, un caro saluto a tutti quanti.